E siamo giunti qui, dopo dall'aggiornamento di settembre, mi sembra, su Clash Royale. Pensi una nuovissima serie, visto che, vabbè, non so se lo porterò avanti, ma intanto volevo fare l'aggiornamento di gennaio. Nell'aggiornamento di dicembre non mi sembra che abbiano aggiunto cose interessanti. Hanno aggiunto questi eventi, questi mini eventi e, vabbè. Ecco tutto, e poi è uscito appena oggi. Purtroppo non ve lo potrò caricare subito perché c'è Mario Odissei che purtroppo mi prenderà tanto. Allora, andiamo a leggere le statistiche del nuovo aggiornamento. Intanto, torniamo indietro nel tempo a qualche giorno fa. Ecco qui l'aggiornamento. Andiamo sotto. E vediamo un po' da che è partito questo aggiornamento. Eccolo qui. Cosa sarà mai? Beh, l'avete appena visto. Una nuova arena. L'arena. Non è scanda su. Ci vediamo dopo. Ok, mi si era impallato il gioco che mi faceva tornare giù. Comunque. Ecco qui l'aggiornamento di gennaio. E intanto mi sono ricordato, mi sembra che nell'aggiornamento di dicembre hanno aggiunto i livelli stella. Che in pratica, se andiamo nell'arena 13, cioè la nuova arena leggendaria, cioè l'arena 13, che adesso è stata aggiunta un'arena 12 nuova, vedete, dopo il livello 13 si può avere i tre livelli stella, che in pratica potenziano le truppe. Io purtroppo non sono a livello 13, ma vabbè, andiamo di nuovo nelle news a leggere l'aggiornamento di gennaio. Allora, aggiornamento di gennaio. Allora, data di rilascio il 28 gennaio e iniziamo a leggere. Aggiornamento di gennaio. Nuova arena, raggiungi l'arena spaventosa a 3600 trofei. L'arena leggendaria è stata spostata a 4000 trofei. E mi sa che è stata unita con la prima lega. È stata unita, mi sa. Comunque, tutti i bauli ottenibili da 4000 trofei in su contengono adesso più carte oro. Poi, guarda, TV, una nuova carta. Questo è importante perché dopo un giorno ci faremo un bel gameplay. Spaccamuro, un duo di spericolati. Spericolati, un duo spericolato di pericolosissimi bombardieri in arrivo a febbraio. Guarda il gameplay, vabbè, non ce ne importa. Due nuove modalità di gioco, vabbè. Sto ancora aspettando l'evento che ve lo porterò. Intanto la mappa delle guerre tra clan è stata modificata, che c'è qui. La cosa. La nuova arena, comunque. Scusate, ho appena mangiato. Poi se si va qui sotto si può trovare la nuova carta. Comunque, hanno aggiunto pure una nuova carta a dicembre, la domatrice di cinghia di Arieti. Non è che mi piace, ma vabbè. Poi hanno aggiunto il drago elettrico. Anche se era per me sarebbe stato perfetto baby drago elettrico. Comunque, cosa hanno cambiato delle arene? Intanto andiamo al cambiamento più grande. Abbiamo per la prima volta, cioè, mi sembra per la prima volta, una nuova carta in arrivo nel campo di prova. Quindi, proprio appena apri Clash Royale per la prima volta ce l'hai. Comunque, poi la strega è stata spostata in Arena 2. Qui nessun cambiamento. Qui non mi sembra nessun cambiamento. Qui l'arciere magico sarà disponibile. E vai. Poi, qui non mi sembra cambiamenti. Qui al posto del, come si chiamano? Del Fantasma Royale c'è il cavaliere, il gran cavaliere. Non vedo l'ora di sbloccarlo. Così vi porto un bel gameplay. Poi, il boia qui è stato spostato. Proprio definitivamente. Qui hanno tolto il gran cavaliere. C'è la nuova carta. Qui è stato tolto lo specchio. E nient'altro, e
lo stregone elettrico è stato spostato qui e qui hanno, ah sì, hanno spostato la cimitero al posto dell'arciere magico e qui hanno spostato queste carte che purtroppo, addio, Fantasma Royale, non mi viene il nome. Comunque, purtroppo non lo avremo mai più perché non penso di arrivarci. Poi posso scambiare le carte, solo che non ho tante cose. Non ho carte abbastanza, c'è soltanto la strega notturna che ha più carte. Comunque, che ne dite? Ci andiamo a fare un gameplay nella nuova arena? Allora, sto provando un deck, questo qui, solo che mi è andata a monte la registrazione, purtroppo. Intanto hanno aggiunto questi eventi, mini eventi, per... Vabbè, andiamo in battaglia per vedere la nuova arena e sentite l'audio. Ok, non si sentiva, non sono riuscito a attaccare il cuffio in tempo, si è sentito un po' di più. Comunque, io sto appena provando, non so cosa giocare. Allora, mettiamo un minatore qui. Diamo un po' d'aiuto. Perfetto. Penso che ormai... Ecco. Aspettavo di usare la cura, ma no. Non ho nessuna carta per contrastarla. Faccio schifo, lo so. Allora buttiamo questo e questo. E vorrei buttare la cura al primo. Ok. Scaricuccioli. Pericolosi. Che ho pure mancato. No, ne ho preso uno. Curiamo il gigante. Gigante curato è pericoloso. E abbiamo fatto parecchi danni. Comunque, andiamo avanti. Quel mini pack è un po' pericoloso. Poi mettiamo lo stregone di ghiaccio per contrastare lo stregone. E non c'ho niente per contrastare, mi tocca buttare un tronco qui se non mi fa la torre. Comunque, poi direi di mettere la cimitero. No, metto il gigante più strega e una bella cura. E l'ho sprecata. Perfetto. Non... Andiamo qui. Voglio almeno una torre. Ok, un po' stiamo contrastando il suo attacco. Cioè che ci stiamo un po' salvando. Dato lì abbiamo fatto la torre, mi sembra, sì. Andiamo di gigante qui. Una cura tattica tattica. Questo. Direi di usare questo. Questo. Aia, mini pecca non è stato attivato dal cimitero. Quella strega è abbastanza pericolosa. No. No! Non mi fa la torre, no. Perso. Aia. Aia. Fa male. Ok, due corone, riesco a fare il baule della corona. Allora, direi di modificare un po' il mazzo. Modifica mazzo e vorrei mettere... Perché non ho queste carte? Se lo... Vabbè.
Voglio provare a mettere queste qui. Proviamo a mettere al posto della tronco che non è che mi è servita. Perché non ho i barbari scelti? Comunque, altra partita. Mi sistemo un po'. E andiamo a fare un'altra partita. Tentando di vincere. Ovviamente. Allora, boia è pericoloso. Buttiamo le reclute. Caricati, vai. Ok. Ve l'ho detto, non sono tanto bravo su sto gioco. Una volta ero proprio una bomba nelle arene passe. Poi non ho fatto più partite e mi sono un po' arrugginito. Succede sempre così. Basta solo poco e non ci giochi e ti scordi tutto. Vabbè. Il drago infernale sarebbe utile. Il mio gigante! Ecco, andiamo bene. Ma intanto sta principessa volemo togliercela delle palle. Abbiamo perso. Questo c'ha il gran cavaliere. È stato più fortunato. Niente. Ok, minatore qui tentando di andare a prendere la torre. Tentando. Perfetto. E gli abbiamo preso la torre. Ok, questo è un problema. Cavolo, 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 non c'ho carte per contrastarlo. Contrastarli. Strega, 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 strega tattica, strega tattica. No, 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 no. Vabbè, se per caso questo ritorno di Clash Royale vi è piaciuto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Sperando che ci sia. Ciao a tutti.